Ciao a tutti amici miei, come state? Bentornati. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono Luca Sforza, Morrison per gli amici, sono uno storyteller ma soprattutto un pescatore. Oggi non sono qua per raccontarvi una delle mie avventure di pesca, ma ci sarà occasione, perciò se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale e attiva la campanellina così che non ti perderai nessun contenuto. Oggi sono qua però a parlarvi dell'evento che è stato incredibile, il Carp Adventure Trophy. Il Carp Adventure Trophy è una competizione diversa dalle altre perché in tutte le competizioni car fishing, adesso la faccio breve, sappiamo che ci sono delle estrazioni della postazione, ci sono diversi tipi di estrazione della postazione, però in questo evento l'estrazione della postazione non ci sarà. Che significa? Vuol dire che il primo che arriva in postazione prende la bandierina e ha diritto a pescare in quella postazione. Ma se quella postazione poi non si rileva buona, può anche decidere di cambiare postazione. Tutto questo ha creato un sacco di ansia nei partecipanti perché venivano da tutte le parti d'Italia e la maggior parte di loro non conoscevano nemmeno il lago, non avevano mai pescato in questo lago. Prima dell'evento io ho cercato di frequentare il lago, spiegare il lago, i cambi di livello, e il tempo che può cambiare improvvisamente, acqua, grandine, vento e soprattutto delle postazioni dove se il livello si abbassasse non si poteva pescare. Perciò ognuno di loro si sono fatti delle idee, ma nessuno di loro sapeva le zone precise dove potevano essere state messe le postazioni, e questo gliel'ho detto solo 5 minuti prima della partenza. Perciò loro hanno avuto pochissimi minuti per organizzarsi e capire dove andare a pescare. Si era creato un bel clima di festa e tutte le persone che potevano sono arrivate addirittura il giorno prima, e io la notte prima dell'evento stavo pescando e prima di andare a dormire ci ha regalato una carpa a specchi su 10 kg che ci preannunciava che magari il trofeo sarebbe andato alla grande, perché il livello era alto, le temperature erano miti, il vento non c'era, era tutto perfetto. Però l'ansia iniziava a salire, le persone iniziavano a guardarsi intorno, a pensare quello chissà dove andrà in postazione, ognuno si faceva la propria idea, capito? Però iniziava a essere prima sì un bel clima d'amicizia, ma poi l'aria iniziava ad essere tesa. Avevo consegnato loro da poco la mappa e tutti che stavano lì a studiarsi la mappa per capire qual è la postazione migliore o come potevano affrontare il lago nella maniera migliore. C'è chi preparava il gommone, chi già scrutava il lago per iniziare una strategia, ma la tensione era alta perché anche se c'era un clima d'amicizia che tutti si davano una mano, sapevano che all'improvviso sarebbe scoppiato l'inferno. Tutti i giorni andavo al fiume per controllare la situazione, visto che il livello era alto, per vedere se le carpe erano già iniziate a scendere. La temperatura dell'acqua non era altissima, non era neanche bassa, ma i pesci iniziavano ad andare nei canneti e a seguirsi per la frega. Tutte queste informazioni le passavo immediatamente a tutti i componenti delle squadre perché tutti dovevano sapere la situazione del momento. Perciò, se comportatevi bene, non siate maleducati. Special guest! È la star della situazione! Guarda, trattatevi bene, io sono qui! Abbiamo... Allora, ragazzi, principessa. Un, due, tre, cappotto? Che ore sono? L'ora 10. 1:04. 1:04. Facciamo così. Come prima vi ho detto che se partivamo alle 1 il pesce veloce era fino alle 3, come adesso partiamo con 10 minuti di ritardo, facciamo che il pesce vale fino alle 15:30. Vai! Ok, buon calore!
Ogni minuto che passava la tensione aumentava. Fuccelli riusciva ad allentare tutto questo. Ma fino a un certo punto, perché comunque gli sguardi stavano cambiando, l'inizio stava per arrivare. Perciò, concentrazione massima. La competizione più matta della storia del car fishing stava per iniziare e io non sapevo quello che mi potevo aspettare. Le prime volte che parlavo di questo evento, tante persone mi hanno detto che le squadre si sarebbero picchiate pur di arrivare ai primi alla postazione. Ma in questo trophy abbiamo visto che la prima cosa è stata il rispetto e la seconda cosa, ogni squadra si è fatta la propria idea e la sua strategia e tutte le postazioni sono state occupate. Non tutte, perché erano 16 postazioni solo per 10 squadre. È stato un evento completamente live. Abbiamo fatto compagnia a un sacco di persone che ci hanno seguito tutti i giorni e colgo l'occasione per ringraziarli perché anche loro si sono incuriositi di questo nuovo evento e vi prometto che il prossimo sarà organizzato ancora meglio. Non bevevo, morivo. A noi! Alla faccia di chi ci vuole male, ma soprattutto a chi fa finta di volerci bene. Bravissimo. Avevamo iniziato a fare i giri per le postazioni perché tanti di loro già si erano posizionati e già erano in pesca, perciò siamo passati a salutarli e a capire un po' le loro strategie. Ero partito per pescare su un altro posto, ma siccome sono arrivati prima di me, e allora ho optato per questa postazione. Avevo scelto la postazione numero 6. La 6. Quella dei discepoli del drago. Sì. Mariano è stato più veloce di me e si è meritato la posta. Infatti approfittiamo, mandiamo subito una sfida. Andiamo subito la sfida, okay, a Mariano. Calma, ok. Subito fuoco, dal primo giorno mandiamo subito la sfida a Draghici. Questa è guerra. È stata guerra dai primi momenti. Lui ci ha già approfittato della postazione, quindi è guerra aperta. Le stoppiamo tutte. Pasturato forte, però. 7-8. Spostamenti pochi, insomma, che mi sembrava così. E l'aria non puntiamo a rimanere, forse lo vediamo. Non si muove la situazione. Allora, guardate ragazzi, io un pesce lo faccio sicuro, mo. Aio. Solo aio. Uno? Uno. Io ne fo tre, io sono abituato con uno. Dando una grande occhiata sul lago, qui abbiamo trovato un fondale abbastanza roccioso. Essendo che a riva ci sono molte piante, abbiamo provato a mettere una canna sottosponda all'incirca su 3 metri e mezzo con una pallina del 20 pop up, però all'incirca bilanciata, cioè non staccata tantissimo dal fondale. Per il momento tutto fermo, però se il pesce ha intenzione di scendere o di salire dalla diga o dal fiume, davanti ci abbiamo il letto del fiume, quindi c'è probabilità che o passano lì o passano su questa zona qua. Dobbiamo solo che aspettare e sperare che è quella giusta. Cercheremo di fare pesca marginal sotto i piedi. Pescando parecchio in diga io, penso che era una posta migliore. Siccome la posta Black Ops ha provato, però il drago è grande e grosso, però è velocissimo. Purtroppo nel venire qua mi si è spento il motore perché la batteria era fredda, quindi di conseguenza è andata in protezione. Nel frattempo il team Black Ops ci ha provato a sorpassare, ma il drago ha smanettato. Eccola, gentili! Dai, Maria!
ha smanettato subito e schizzato via come una catapulta. Badabum! Il tempo era poco e abbiamo provato a passare in tutte le postazioni come primo giorno, ma sapevo che era il momento giusto per andare a trovare i ragazzi toscani che stavano al muretto del Big Fight Adventure, perché era un momento molto buono. E infatti, mentre andiamo lì, stavamo facendo la live, lo dicevamo, e è partita in diretta la canna con il primo pesce della competizione. È stato un piccolo pesce, piccolino, però è sempre un primo pesce, perciò stavano andando a cena con il vantaggio sulle spalle. Grandi, ragazzi, grandi, non fate casino. Era un piccolo pesce, ma valeva sempre comunque 4 punti, perché nel trophy ogni pesce ha un punteggio. Calma. Perciò loro stavano andando a cena con la consapevolezza che erano pronti a fare già il secondo pesce. Ci si aspettava, perché si era visto uno spot buono, un metro e mezzo, 2 metri di profondità, tutto piano, quindi si è detto proviamo a metterla qui per la notte. Partenza in diretta, meglio di così. Grazie. Dai, andiamo a rilasciare, va. Magari io sono stato con la mamma, ma lei non lo sa. Eravamo tutti felici perché loro avevano scappottato e il trophy aveva avuto un inizio. La notte però stava per arrivare e ci avrebbe portato un sacco di sorprese, ma lo vedremo la prossima volta. Vi lascio con i ragazzi del muretto che sono in prima posizione e vediamo che succede la prossima puntata. Io ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanellina, ma mi raccomando, non abbandonate mai le acque libere. Ciao a tutti, amici miei.